Questi occhi vi inganneranno e distruggeranno. Questi occhi ruberanno la vostra innocenza, il vostro orgoglio e alla fine vi ruberanno l'anima. Questi sono occhi che non vedono quello che vediamo noi. Dietro questi occhi di ghiaccio troverete soltanto l'oscurità, l'assenza della luce. Questi sono gli occhi di uno psicopatico. Michael è stato creato da una perfetta congiunzione di una serie di fattori interni ed esterni che hanno scatenato la violenza. La tempesta perfetta, se volete. Pronto? Samuel! Chi è? Samuel, sono Coplenson! Chi? Il dottor Coplenson, da Smith's Grove! È scappato! Michael è scappato! Cosa? Sì, è evaso, non so, da qualche ora! Samuel! Ha fatto una strage! Mettete tutto sotto chiave, non voglio sorprese quando tornerò qui domattina. Visto che non si è trovato il cadavere, lei crede che Michael sia vivo o morto? Crede che ucciderà ancora? Lasciate che vi dica come stanno le cose. Michael Myers è morto! Non credo ritorni solo per una stupida ricorrenza. Il male è qui. Non sono quella che vedi. E chi sei allora? Sono la sorella di Michael Myers. Mi ucciderà! Non c'è nessuno! Jenny! Andrà tutto bene! Andrà tutto bene! No, non è vero! No. Michael Myers ha ucciso 5 persone. Ed è un essere umano che va compreso. Lo stanno trasferendo. Domani, alle 7. Sarà rinchiuso fino alla fine dei suoi giorni. È un'ottima idea. E lo comanda Cristo che dall'alto della sua potenza ti ha fatto sprofondare nelle tenebre eterne. In nome di nostro Signore Gesù Cristo, io ora ti ordino. Dimmi il tuo nome, demonio! We'll be right back.
morte flippante. Sano di mente a lungo, in condizioni di realtà assoluta. Alcuni, persino le allodole e le cavallette, sognano. Ilaus, che sana non era, si ergeva di fronte alle sue colline in tutta la sua oscurità. I muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi. Il silenzio incombeva eterno sulle assi e le pietre di Ilaus. E qualunque cosa vi si aggirasse, lo faceva sola. Che tu ci mandi via nel buio e ci facessimo male. Male davvero? Se fossi così triste e spaventata dal buio lì fuori, tanto da avvelenarmi per anni e anni, il mio sangue diventasse veleno e il mio cuore si spezzasse in due e non potessi sentire più nessuna gioia, finché non potrò più sopportarlo e dovrò morire. E fossi su un tavolo d'argento con la mascella serrata. Ci sveglieresti da un sogno del genere? Arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. La prima persona che incontrerò sarà lo sceriffo Harry Truman. Non è un nome difficile da ricordare. Lo troverò al Calum Memorial Hospital.
Devo esaminare attentamente una ragazza che è stata ritrovata fuori città in pessime condizioni. Appena finito mi cercherò un motel. Solo che ti entri in testa e che tu ci rifletta per un minuto. Ucciderò Carla e poi Lucille si prenderà le tue mani. Puoi farlo proprio davanti a me. Puoi prendere le mie mani. Te l'ho già detto, io ti ucciderò. Magari non oggi, magari non domani, ma niente cambierà questo fatto, niente. Siete già tutti morti. We'll be right back.
scopriranno che cosa. Che hanno fatto incazzare le persone sbagliate. Chi ha ucciso mia moglie? Di che stai parlando? Attenti a Mary Shoulder, occhi pazzi. Non aveva figli, ma solo pupazzi. E se per caso nei vostri Mario! Sogni... Lei è qui, di sole. No, Mario, Mario, per favore, lasciala in pace. Questo non è il momento. Di cosa sto parlando? Mi spiace, Jamie. Lei non sa quello che dice. Vieni, ti accompagno a casa. Andiamo. Show, che cosa vuoi? Ridurre al silenzio tutti coloro che hanno ridotto al silenzio me. Per questo hai ucciso Michael Ashen. È così difficile costruire il pupazzo perfetto. A volte è necessario usare parti preesistenti. Perché me l'hai portato? Vieni più vicino e te lo dirò, Jamie. Avvicinati ancora. L'ultimo ascio.
Siete colpevoli di tutte le accuse. Vi ordino di pagare multe per un ammontare di $25,000 a testa. E vi condanno a 18 mesi di reclusione da scontare nel carcere di Rikers Island. Eagle, neppur si muove. E non ho finito! Sul piano personale lasciate che dichiari ufficialmente che in questa società non c'è posto per certi ciarlatani. Silenzio! E truffatori come voi, cinici fraudolenti. Vostro onore, questo è... Voi sfruttate la dabbenaggine degli incendi. Sì, signore. Ti attiro. Ma... Se non avessi le mani legate dalle inalterabili catene della legge, io invocarei la tradizione dei nostri illustri progenitori. Tornerei a una più pura e severa giustizia. E vi farei mettere a rogo. Io credevo che fosse un uomo. Cosa diventa quello che vuole. Chiunque sia dovrà passare sui nostri corpi. Giusto. Va a prenderla, Ray. Non tanta fretta, Vigo. Ehi, Vigo. Ehi, tu, bambola col bambino. Non sai che la moda degli spalloni è già passata? Senti, io ne ho conosciuti, io ho dei scemi nella mia vita, ma tu batti il record, ragazzi.
cerco mia moglie. Segreti senza risposta. È uguale a Sharon. Perché? Paura senza fine. Poverino, vattene via! Vuoi restare solo?
Oh, tu sei sempre stato solo. Non è vero! Ho i miei amici! Bill, Eddie, Mike, Stanley, Ricci, Beverly, sono miei amici! Oh, baciami! Come se fosse l'ultima volta! La barchetta! George! È stata colpa tua, Bill! George! Tu hai della tua barchetta, Bill! Tu mi hai mandato a giocare e tu mi hai preso! No! No, George, io... non potevo sapere! È la tua immaginazione, quello non è George! Non parlargli, resisti! Era nel tombino, Bill! Pennywise era nel tombino, è colpa tua se mi ha ucciso! Io ti volevo bene. Bill, quello non è tuo fratello. Devi lottare, Bill, resisti. Sei George. George è morto. E non è morto, è morto, è morto. Attenderò l'oscurità, che il dolore finalmente
tubo d'uscita. No! Ora sto cercando di stabilire un contatto con Lily Brennan. Lily, se riesci a sentirmi, ti prego di parlarmi. Lily, sei qui fuori? Riesco a sentire qualcuno. È mia madre. No, non è tua madre. C'è una ragione per cui ho dovuto smettere. Dovrei trovare qualcun altro che faccia queste cose. Andrà tutto bene qui. Ma accetta il mio consiglio. E non provare a contattare tua madre da sola mai più. Devi stare molto attenta. Anche se cerchi di evocare un solo defunto. Tutti gli altri possono sentirti. Solo questo, non svegliarmi. Spingerti mai più in là. Qualunque sia il motivo che ti costringa a farlo, non spingerti mai fino al luogo dove i morti camminano. La barriera non deve mai essere superata. Non è colpa mia se sei morto. Eri già spacciato quando ti hanno portato da me. Il terreno al di là della barriera è sacro.
Bar, sei tu? Che cosa ci fai alla radio? Sta succedendo qualcosa laggiù. Ehi, sta puntando verso Bar. Corre come un disperato. Bar, allontanatevi da lì. Prendete la radio. Salite subito tutti e due sul tetto. Ci sentiamo dopo, ok? Passo. Salire sul tetto? Che dici? Di che stai parlando? Per favore, Bart, ascoltalo, c'è qualcosa che non va. Sono sotto di noi, sono enormi. Sono più grossi di quanto pensavamo. Stanno venendo verso di noi, ora. Non vediamo niente, Bart. Non capisco di che parli, passo. Bart, sono sotto terra. Sono sotto terra. Cavolo, come dei maledetti. Sono dei mostri sotto terra. Andate via da lì. Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio. Che diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta. Ti succhierò l'anima! Vieni a prenderla. Dottor Gordon è scaduto. Signora Gordon! Segui attentamente quello che dico. Rispetta le regole. Perché? È la regola del gioco. È una persona molto interessante. Si chiama John. Ha un tumore inoperabile sul lobo frontale. Ho una malattia che mi divora dall'interno e sono stanco. È la firma dell'enigmista. Stanco di chi non riesce ad apprezzare il dono della vita. Si riserva sempre un posto in prima fila per assistere al suo gioco malato. Ciao, Mark. Amanda. Molta gente è poco riconoscente nei confronti della vita. Ma tu no. Non più ora. No! Fine del gioco. No! Fine del gioco.